200, Alexander Lescola, Bennett a 6 secondi, 5, 4, 3, tira, segna, canestro Fanobili, in un'età Frosini sul 46-41, 7 minuti e 20 di gioco, il replay del grande contropiede, chiuso da Alexander su assist. Adesso manca Emmanuel Ginobili, manca Rashard Griffith, vale a dire i due giocatori che hanno portato maggiore beneficio all'attacco bianconero. Vedremo cosa potranno fare gli altri. Griffith, scusate, Jaric va dentro. Ne ha trovati, Bennett difeso benissimo da Jaric, che lo costringe ad alzare la parabola, tiro corto. Jaric sta vedendo il suo protagonista, Marco Jaric. Abbio, Andersen, giro di palla veloce, buon tiro per Rigodò. Che azione! Ultimo minuto e mezzo, due minuti. E il Tau si è ritrovato sotto, grazie alla spinta di Bennett. Un Tau che non ha ancora cambiato difesa, gioca sempre a uomo. 73 secondi da giocare, Virtus che deve ritrovare confidenza in attacco perché le ultime azioni offensive, ancora una palla recuperata da Bennett su Rigodò e 20 sono i punti di una scarica notevole. Adesso stanno facendo ancora sentire i tifosi baschi proprio alla nostra sinistra. È fermo Rigodò, non riesce ad andare ad una buona soluzione, scarica per Smodis dal 6-25. Mattia Smodis trova il quarto con la Kinder, con Rigodò che tira, sbaglia, Smodis segna a filo di sirena. Smodis, questa che fa respirare anche la Virtus, che però sbaglia con Abbio, va di là dall'altra parte, veloce, un grande bravissimo contrattacco chiuso però in maniera esemplare dalla difesa della Kinder, che però subisce 10 secondi, attacca Jaric, la palla per Gino. Gino finta, Gino penetra, Gino scarica, la palla finisce a Jaric, ancora in penetrazione, grande attacco, con penetrazione scarico e con 5, 6-0-6, attacca Bennett, la palla finisce ad Oberto, tira da lontano, Timiskas, e che freddezza, Timiskas, Vidalle, Bennett, ancora Griffith, al secondo libero, segna, attacca ancora il Tau Cresto, molta linearità, Alexander contro Frosini, tiro corto, bella difesa di Frosini, che è stato molto bravo in difesa, Ginobili, Rigodò. Tre giocatori di doppia cifra nei piccoli, Jaric 11, Rigodò 15, Ginobili 16 e nei lunghi Rashard Griffith con 10 punti. Adesso Griffith è andato a lungo in panchina e al di là di tutto non hanno dato grande contributo Andersen e Smodis, mentre è stato bravissimo Frosini. Una grande fisionomia alla squadra, di dare una grande novità, innovazione tecnica nel gioco, puntando moltissimo sul pivot, dando sempre la palla a Griffith, facendo dare la palla sempre a Andro Abbio, anche Andersen, ma non è stato fortunato perché ha subito un infortunio, ha sbagliato il secondo personale. Adesso il pubblico di Bologna, sponda Virtus, sta cercando anche di saltare, inveire contro la Fortitudo. Esce per giunto limite di falli Emmanuel Ginobili, direttore Messina, Giordano Consolini, Emanuele Molin, lo staff medico, 100 presente la partita, 78-65, tira allo scadere dei 24 secondi Rigodò, e di questa Virtus non dimentichiamo anche chi l'ha commentata dal microfono da quasi 30 anni, lo speaker Luigi Terrieri, un grande importante tassello di questa squadra, l'uomo che ha fatto correre e recuperare una grossa partita. Il tabellino, Adelmo. In lunetta Rashard Griffith, sono 14 i suoi punti, che si trova qui alla nostra sinistra, proprio abbiamo anche la possibilità di osservarla. L'Eurolega che viene baciata da gli addetti ai lavori di Bologna, alcuni ragazzi che sono già pronti per entrare in campo per consegnare il prezioso trofeo alla squadra bianconera, in particolare al capitano. Collega a effettuare la premiazione, 55 secondi, ormai questi punti non contano più, si abbracciano i dirigenti virtusini, vedete Roberto Brunamonti, ormai resta solo da stabilire il confronto della partita. L'Eurolega 2000-2001. L'emblema è il simbolo della nostra pallacanestro bolognese, vorrei ricordare anche Renato Villalta, altri due secondi. 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, è finita. 2, 1. Campione d'Europa. La Lega di Bologna, Roberto. Campione d'Europa da Kinder. 82-74. Campione d'Europa. 2001. Dopo la Coppa Italia. Migliore giocatore delle finali è... La portata ai playoff, avete visto a Bologna quello che ha fatto nel barrage, il primo turno quest'anno a Bologna, prima stagione, ha vinto Coppa Italia, Eurolega, il campionato, mi sembra che abbia confermato tutta la sua grandissima classe. Quindi Ginobili meritatamente, migliore giocatore, vola di tutto, grande gioia.